Cazzo, sono giorni e giorni che sto davanti a questi cazzo di libri per cercare di ricordare qualcosa, ma adesso che mi hai fatto la domanda non ricordo niente. Eppure ho studiato tutte le definizioni, tutte quante, ho aperto il libro e ogni singola pagina l'ho scannerizzata, non ricordo nulla. Ma non è che forse ho sbagliato qualcosa? Boh, professore, non so rispondere. Vuoi fare anche tu questa fine qui? Vuoi anche tu andare davanti al professore e dire, boh, non so rispondere alla domanda? No, non credo proprio, Quindi è importante che cominci a capire cosa stai sbagliando nella preparazione del tuo esame universitario. Io sono Daniele di Studente Top e in questo video voglio spiegarti come studiare efficacemente senza morire sotto i libri e ricordare ogni cosa. Partiamo un attimo dal principio. Il 70% degli studenti universitari è convinto che i professori siano dei mostri che vogliono in qualche modo annientarci e quindi chiedono ogni cosa del libro per fare in modo che noi non ricordiamo proprio quel particolare. Cosa succede con questa strategia? Succede che noi prendiamo i libri che ci vengono assegnati all'esame e senza spirito critico ci mettiamo davanti a questi libri e cominciamo a sfogliarli e cominciamo a studiarli tutti, pagina per pagina. Non andiamo ad approfondire solamente l'argomento che ci interessa, ma andiamo ad approfondire anche le note, andiamo ad approfondire anche gli schemi più nascosti e così via. Questo ragionamento ci può stare, va bene, ma deve essere validato dal fatto che il professore veramente ci abbia assegnato questi compiti e non che noi di spontanea volontà, per paura che il professore ce li chieda, andiamo a studiare questi ultimi. Quello che voglio dirti, e questo sarà un video molto breve, devi cambiare completamente il tuo approccio al tuo studio universitario. Lo studio non deve essere un qualcosa che il professore mi assegna dei compiti e io in maniera completamente automatica mi metto davanti a questi libri, studio, 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 poi vado all'esame. Perché se fai in questo modo tu non avrai nessuno spirito critico e soprattutto all'esame farai una figura veramente berbina. Quello che voglio dirti ora però è che non è importante studiare tutto quanto il libro, tutto quanto il programma per l'esame. Per tutto quanto il libro, tutto quanto l'esame, proprio faccio riferimento al fatto che non è necessario che ti metti davanti a quel libro e cominci a studiare le definizioni, tutte quante le note a piedi pagina, tutti quanti i sottoargomenti dell'esame. Non è necessario se il professore non te li ha assegnati. Devi cambiare il tuo approccio mentale da devo studiare tutto a devo studiare ciò che è importante e che il professore chiede. Una delle semplici consigli che posso darti subito, ma che puoi approfondire, come ti ho detto, all'interno del corso avanzato di Studente Top, è che per studiare bene devi riuscire a prendere gli argomenti e le domande che il professore fa all'esame. Li puoi riperire in tantissimi modi. Dopo che avrai questi argomenti, dopo che avrai queste domande che fa il professore, allora potrai metterle tutte quante su un foglio e cominciare a studiare mano a mano queste domande qui. Andare a studiare queste domande e concentrarti sugli argomenti principali significa che se in un argomento principale sono uscite determinate domande e queste domande fanno riferimento a una nota a piedi pagina, tu lo saprai già prima. Perché i professori sono soliti rifare sempre le stesse domande, nonostante siano abbastanza, tra virgolette, stronzetti, chiedono sempre possano chiedere delle cose molto specifiche, le chiedono sempre allo stesso modo. Non è che un giorno si svegliano, aprono il libro e fanno, dimmi quello. In quel caso lì, comunque, ci sono delle strategie per portarle avanti e ci sono delle strategie per arrivare alla risposta anche in quel modo là, anche se tu la risposta non la conosci. E ovviamente le spieghiamo all'interno del corso avanzato di Studente Top che trovi in descrizione. Quello che voglio dirti inoltre è che è sempre meglio studiare e partire dallo studio, da qualcosa che il professore vuole sapere, dagli argomenti che il professore chiede all'esame, dalle domande che fa il professore all'esame, rispetto che studiare tutto. Studiare tutto provoca in te un overload informativo. Cos'è un overload informativo? Abbiamo tante informazioni che poi non possono essere gestite in nessun modo e il nostro cervello va in palla e ci fa dimenticare tutto. Quindi quando tu hai quei vuoti di memoria, quando non riesci a ricordare delle cose, è anche dovuto a questo fatto qui. Quindi cambia il tuo approccio, invece di studiare tutto quello che ci viene assegnato, comincia a studiare le cose più importanti, le cose richieste, che alla fine saranno anche parecchi argomenti, quindi non è che studierai poco, anzi studierai moltissimo. Probabilmente studierai quanto studi quando devi studiare tutto il libro, ma perlomeno lo studierai bene. E per l'esame avrai la certezza di aver studiato le cose che sono realmente importanti per te, realmente importanti per l'esame. Pensaci, noi ci vediamo alla prossima, fammi sapere come va l'esame. Volevo dirti che noi siamo presenti all'interno del
di Facebook nel nostro gruppo Studente Top. Oltretutto abbiamo un account Instagram Studente Top-basso, il canale YouTube Studente Top e il sito internet www.studentetop.it. In più ci sono i nostri corsi, di cui quello avanzato che ti ho già citato, vai a dargli un'occhiata perché è veramente interessante. E inoltre c'è il corso Super Memory che ti insegna come memorizzare bene e finalmente in maniera corretta per i tuoi esami universitari. Ciao e ci vediamo presto!